Oltre che con questo eroe, con tutte le perche che c'ha, gli respingo. Guardate. Un attacco alternativo. Visto che abbiamo qualche problema. Niente, è rimasto ancora in piedi. Di nuovo. It's time to stop! Uè ragazzi e bentornati! Con la Season 9 l'Epic Games ci ha introdotto il Cavaliere Nero finalmente anche su Salva al Mondo. Come costruttore mitico, quindi sappiamo che andandolo a comprare ci sbloccherà anche un vantaggio squadra, vi dirò subito dopo quale. Probabilmente in queste season in cui è mancato è stato un po' da McDonald's. Ha un'abilità nuova, alla costruzione, equipaggio a martello che infligge 122.269 danni fisici base per colpo e uno scudo che riduce meno 5 dei danni provenienti dal davanti. Dura 16 secondi. Quindi questa abilità dura 16 secondi, io ho già avuto modo di provarla a una cooldown che non vi spoilerò, la vedremo dopo. Esca, costa 30 energia, recupero 30 secondi, la solita esca lo sappiamo tutti, e lo scatto taurino, molto molto utile per respingere gli smasher. Ma i vantaggi sono la cosa molto importante. Aumenta l'impatto degli attrezzi del 33%, quindi il vantaggio standard aumenta l'impatto degli attrezzi, molto utile. E il vantaggio comandante, oltre ad aumentare l'impatto degli attrezzi del 75%, alla costruzione, che è l'abilità nuova, può innescare sovraccarico cinetico. Che cos'è sovraccarico cinetico? Respinte di mischia e vacillamenti innescano un sovraccarico cinetico, che infligge 25 punti danno energetico base ai nemici vicini. Dopo aver messo a segno colpi critici in mischia, aumenta il danno da impatto in mischia di 10% per 5 secondi, fino a 5 pile. Quindi ovviamente ci serve un bel danno critico e noi possiamo andare a provare questo costruttore. La base, vabbè, non c'è bisogno che ve la leggo, la conoscete tutti, ormai l'abbiamo vista in molti moltissimi video. Direi andiamo in partita a provarlo subito. Allora, siamo con un martello e un attrezzo. Sono tutti e due classificati comunque come attrezzi, a noi non interessa. Perché vi voglio far vedere il polverizzatore? Perché è uno dei martelli barra attrezzi con l'impatto più elevato del gioco, raga. Quindi, se state cercando un'arma con l'impatto veramente elevato, potente abbastanza da respingere gli smasher, da buttarli indietro, ma non solo, anche per stordirli, per innescare il sovraccarico cinetico in modo veramente, veramente utile, raga, guardate che questo martello è fenomenale. Io ve lo consiglio, però è abbastanza lento se noi andiamo a percarlo in maniera abbastanza efficiente. Ovviamente non possiamo mettergli delle perk di velocità d'attacco, perché andiamo a puntare più sul danno e l'impatto, ovviamente. Il motivo è questo. Quindi sui piccoletti, ovviamente, non è tanto consigliabile usarlo, in quanto, appunto, l'attacco è veramente lento, fanno in tempo magari a uccidervi loro. Ecco perché c'è un'anima rossa che effettivamente magari è un pochino più utile da utilizzare, no? Guardate il sovraccarico cinetico che si innesca. Comunque abbastanza forte anche l'anima rossa, sono in una zona al 100, perché ricordiamo i tutorial dove faccio vedere le armi, dove faccio vedere gli eroi. All'inizio mi piace sempre darvi una bella base, che secondo me è perfetto nella zona al 100. Ecco, in questo caso che magari pushano in mischia, io potrei fare addirittura così. Guardate che volo che fanno. Bellissimo, no? Questo martello è spettacolare. Basta anche un colpo che entra bene. Via, indietro. Lo vedremo anche contro gli smasher, raga, non preoccupatevi, perché di sicuro non resteranno vivi in questa mappa. Non c'è spazio per tutti in questa mappa, ragazzi. Doppio accampamento, e che faccio? Me ne privo? Dai, svegliatevi tutti. Allora, facciamo così, lanciamo una bella esca al centro. Spettacolare, no, raga? Chiunque si avvicina comunque avrà la peggio. Ora lasciamo stare quelli che sparano, quelli che non sparano. Proviamo l'abilità nuova. Ovviamente contro i piccoletti è tutto forte. Vieni qua, tu dove pensi di andare? Possiamo addirittura premere L2 e mettere lo scudo con questa abilità, no? Quindi se lui mi spara subisco meno danni. Ok, ora purtroppo mi è finita. Non ti azzardare a farmi fuori.
Ha tantissima resistenza, raga, questo eroe. Quindi, volendo, possiamo anche sacrificare una perk dal nostro equipaggiamento e utilizzare la perk di corazza per incrementarlo ulteriormente. Anche se secondo me va più che bene così. Comunque, ora sono da solo in missione. Ovviamente, con i compagni ho tutto incrementato. Alla fine del video mi lancerò anche con i compagni. Mostrare la nebbia che dorme. Ah, purtroppo è andato giù. Addirittura lui respingo. Aia. Se magari evitate di pusharmi tutti insieme voi, eh? Che dite? Uno smasher qui, raga. Guardate il martello, eh. Uno, due colpi. E sembra il secondo, in teoria lo respingo. Ora vorrei farlo cadere fuori dalla mappa. Lo usiamo attacco alternativo. Visto che abbiamo qualche problema. Niente, è rimasto ancora in piedi. Di nuovo. Giù. Ah. Che soddisfazione, raga. È la cosa più soddisfacente che esista. Comunque sì, anche Anima Rossa, raga, è un ottimo attrezzo, non l'avrei mai detto. Mi piace, non... Cioè, lo davo come scontato, lo davo molto per scontato, molto come oggetto basilare, però lo sto provando, guardate. Full perk leggendari, devo dire, ottimo. Poi con la perk che rallenta è davvero davvero ottimo. Riesco a colpirne tanti, quindi a rallentarne veramente veramente tanti. Oltre che con questo eroe, con tutte le perk che c'ha, gli respingo. Guardate. È il momento della resa dei conti. Abilità. Parecchio male li fa, eh. Parecchio, parecchio male. GG. E lo stordisce anche. Direi che è ottimo. Direi che è ottimo. Mamma mia. Facciamo scudo contro scudo. Questi qua li odio, raga. Questi qua, davvero. Mamma mia, che soddisfazione. Mamma mia. Comunque, ora sono curioso di vedere in una zona a livello alto se riusciamo a innescare il sovraccarico cinetico. Allora, abbiamo uno smasher qui davanti a noi, livello 140. Diego Pisello. Allora, lo scatto taurino, raga, come vedete, è sempre utile in questi casi per spingere lo smasher. Ora noi proveremo a utilizzare l'abilità. Voglio vedere quanto mi toglie con lo scudo, Un po' di vita me la toglie. Non ho perk sullo scudo, eh. Anzi, se siete curiosi della... Madonna, come mi ha shottato. Volevo dire, nel frattempo, se siete curiosi della mia build, alla fine del video la metterò. Questa volta la metto veramente, raga, non mi dimentico. Ci riprovo. Non la taglierò questa parte. Penso di farvi vedere che sono morto senza aver messo la corazza contro lo smasher al 140. Sono da solo, raga, perché purtroppo non ho trovato nessun compagno in queste zone alte, diciamo. Beh, respingerlo, riesco comunque a respingerlo. Mi curo un attimo, non vorrei morirci subito ancora. Ok, non mi freghi così però. Ottimo. Così non mi freghi, ragazzo, è vecchio questo trucco. Non lo respingo bene come al 100, ok. Ho dovuto tirargli un po' di colpi per respingerlo. Io faccio in tempo a morirci molte volte. Scatto taurino. No, questo è un bug, raga. In teoria non avrebbe dovuto uccidermi. Penso proprio di mostrarvelo questo. Non lo taglierò. Lascerò tutto così. Questa è la build che ho utilizzato per il video. Frenesia cinetica, raga, che si sblocca automaticamente comprando l'eroe. Il cavaliere nero, che essendo un mitico ci sblocca un vantaggio. Attacchi effettuati, ovvero incrementa i danni degli attrezzi del 17%, incrementa il 17 il livello critico degli attrezzi, sovraccarico cinetico, incrementa i danni da sovraccarico cinetico del 50%, software, aumenta l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con attrezzi del 65% e specchio riflesso, questa l'ho messa perché ovviamente io la build l'ho utilizzata in precedenza in missione e volevo dare utilità anche all'esca, questo è il motivo. Che dire, io spero che come al solito il video vi sia piaciuto, mi raccomando raga lasciate solamente un bel like per supportarmi, per far vedere questo video a quante più persone, noi ci vediamo con l'episodio di domani, grazie mille della visione, bella bella!
But now what's just gone?